Questa mattina siete venuti a Roma perché inizia il processo civile. Cosa vi aspettate da questo procedimento? Beh, ovviamente ci aspettiamo che vengano accolte le nostre domande risarcitorie nell'interesse dei parenti delle vittime. Quanto ammonta il risarcimento che chiedete? E adesso siamo sui 100 milioni di euro, la quantificazione, però abbiamo anche altri familiari che vorrebbero aggiungersi a quelli già presenti, quindi intervenire successivamente. Quante sono le famiglie che sono a vostro carico, se si può dire a vostro carico? Beh, noi assistiamo circa 200 famiglie, per un totale che supera le 500 unità di aventi diritto al risarcimento. Una domanda che si pongono tutti, ma si poteva evitare questa situazione? Allora, chiaramente ci sono i tecnici, gli esperti, i virologi che hanno fatto le loro stime, anche delle personalità che ci assistono, ci affiancano, per esempio il generale Lunelli, esperto, possiamo dire, a livello mondiale di pandemie, di virus. Lui ha detto che ci sarebbe stato almeno un terzo di riduzione delle vittime. Se ci fossero stati tutti i presidi, se lo Stato fosse intervenuto con l'esecuzione del piano pandemico, con la messa a disposizione di mascherine e quant'altro, cosa che all'inizio non c'era. Quindi c'è una colpa dello Stato, della Regione Lombardia e di Sì, a nostro parere sì, c'è proprio una responsabilità istituzionale. È come nasce da una mala sanità sostanzialmente. Alla base c'è quello anche nella medicina territoriale, perché per esempio i medici di base non intervenivano, non andavano al domicilio dei malati e questo chiaramente ha aumentato i decessi. Questa causa civile può essere collegata a quella penale che si sta portando avanti a Bergamo? Allora, sicuramente le responsabilità sono diverse, perché la responsabilità penale è l'estrema ratio, quindi chiaramente, però sono connesse nel senso che ovviamente anche se ipoteticamente se si può, si può integrare solo ipoteticamente una responsabilità penale, a quel punto può configurarsi una responsabilità civilistica.